Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny e questa volta ci troviamo nell'armeria sul sito Bungie. Mi rendo conto che manchino poco più di 12 ore all'uscita effettiva dei Signori del Ferro. Poco fa c'è stata però una velocissima patch al gioco, un hotfix, che andrà principalmente a correggere il bug grafico emerso con la patch 2.4, ma che a quanto pare ha anche aggiornato tutta l'armeria presente sul sito di Bungie. Motivo per cui vi sto portando questo velocissimo video news. Essenzialmente hanno introdotto tutte le nuove esotiche che vedremo. A livello di armi e armature secondo me ne mancano ancora parecchie, per il semplice motivo che di armi esotiche non ce ne sono nuove. Ok, c'è la stella della Nemesi, il Nemesis Star, c'è il Trasgressore, e troviamo le versioni anno 3 dell'Aculeo e del Gjallarhorn. Ma di fatto non vediamo nuove armi esotiche se non il Kovstov, e penso proprio che dovrebbero essercene, cosa che invece non vale per l'armatura che vediamo tutte quelle di The Taken King che non abbiamo però mai visto in gioco. Onestamente non so dirvi se fossero lì già da tempo, non ci ho mai fatto più di tanto caso. E in ogni caso comunque vi lascerò anche il link di questa pagina dell'armeria in descrizione per facilitarvi la ricerca, così le potremo vedere tutte. Inoltre, molto interessante, sono apparsi tutti i nuovi set della Regina, il nuovo set dello Stendardo di Ferro, dei Signori di Ferro, del Raid, che quanto pare avrà due set esattamente come è stato per Oryx, presumo uno normal, uno hard mod, le nuove armi del Raid, e proprio su quest'ultime secondo me c'è una caratteristica piuttosto interessante. Vi ricordate il video sui perk che vi ho caricato settimana scorsa? Ecco, c'erano alcuni perk in combo, tipo tripla doppia, che funzionava come triplo colpo ma potenziato e via dicendo. A quanto pare, tutte le armi di questo Raid, questo è un esempio banale e dovrebbe essere il fucile automatico, saranno caratterizzate proprio da questa caratteristica. Per esempio, questo fucile avrà fuoco concentrato e libellula concentrata. Inoltre, tutte le armi a quanto pare sono armi normalissimi, in questo caso ho preso un suo Rosari 41, versione infetta dal SIVA, per così dire, il che tutto sommato ha anche senso, essendo un virus tende ad infettare altre armi, quindi ci sta. In ogni caso, oltre a questo hanno introdotto anche tutte le armi dello Stendardo, quelle di Osiride, le nuove navi, armature, in pratica tutto quello di leggendario che vedremo di nuovo. Alcune armi inoltre, armi vecchie, come ad esempio il Matador, sono addirittura apparse con il livello massimo di luce di attacco 400, il che fa pensare che effettivamente potremmo dropparlo nel crogiolo, e magari non solo. Per il resto sono apparsi ad esempio alcuni oggetti di missione, alcune nuove valute, come ad esempio quella per poter comprare gli artefatti, ma vorrei spendere due parole in particolare su questa, frammento chiave SIVA. Utilizzabile per potenziare l'armamento dell'incursione Furia Meccanica, consumare 10 per creare una chiave per le casse della SIVA presenti nell'incursione Furia Meccanica. Cosa ci sta dicendo? Secondo me che ci saranno casse, nascoste o meno, che per riceverne il bottino, però non sia soltanto questo il modo di ottenere il bottino del raid però, ci chiederanno di collezionare questi pezzi che non si sa dove li potremo trovare, se solo nel raid o in generale nelle terre infette, e di utilizzarli. Meccanica decisamente più interessante dei frammenti putrescenti che alla fin fine erano praticamente inutili. In ogni caso ragazzi, non voglio dilungarmi troppo. Domani esce il DLC e tutte queste bellezze le vedremo direttamente in gioco. Volevo soltanto notificarvi che è stato aggiunto nel database di Bungie, di Destiny, l'elenco completo, o perlomeno il 90% di esso, di ciò che troveremo di nuovo nel gioco e che potremo droppare. Se foste curiosi, se l'hype fosse troppa, vi lascio il link in descrizione e potrete comodamente vederlo. Per il momento, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Mi raccomando, domani dalle 10:30 circa sarò in live sul mio canale di Twitch per 6 ore. Avete capito bene, 6 ore di live sui Signori del Ferro, e semplicemente che loro Saladin sia con tutti voi. Ciao a tutti ragazzi!